Un caloroso benvenuto a tutti voi appassionati e non di montagna. Eccoci con le immagini di Diego Percassi a parlarvi di quella che è la seconda edizione del Formico, organizzata da Mario Poletti. Naturalmente lui collaborano alcuni momenti proprio nell'organizzazione, nella stesura di queste che sono le gare, che è la gara in particolare che a lui piaceva, che lui si è affermato e confermato. Qui la collaborazione con il gruppo Alpini della Val Gandino, con lo Sci Club della Val Gandino, perché le immagini, del resto, quando si parla del Formico si parla del Montefarno, infatti, dove presso la ex colonia, l'avete vista anche nelle immagini, c'era la croce intanto al Montefarno, c'era la partenza e quindi l'arrivo della manifestazione, che dopo girovagato proprio sulle cime, ad aver toccato proprio la cima del Monte Formico, ritornava proprio nei pressi della zona del Montefarno. Una manifestazione che edizione e che ahimè quest'anno non è stata fortunata, però non c'entra assolutamente nessuno, perché la fortuna qui guarda soprattutto il maltempo, se preferite il brutto tempo. Penso che la giornata, quella di domenica scorsa, non era certamente delle migliori. Si è preannunciata al mattino con dei nuvoloni che sembravano però non così carichi di pioggia, per poi invece verso la conclusione della manifestazione sono arrivata anche la pioggia intensa a rovinare un pochettino tutto e soprattutto a tenere lontano e le performance, ma soprattutto anche i numeri dei partecipanti. E infatti erano circa un'80 i partecipanti che si sono dati appuntamento in concomitanza, per le verità, di manifestazioni che comunque domenicalmente insomma si registrano e vengono disputate non soltanto qui nella nostra provincia, ma un po' dappertutto. Ed ecco il perché allora certe volte prestare la massima attenzione nelle date di organizzazione, anche se poi gioco forza, bisogna accettare le date che ci sono e che sono a disposizione, che altrimenti si corre il rischio di andare di non riuscire ad organizzare. Mario Poletti ci ha provato, insomma, forse questa seconda edizione, ripeto ancora, e vedete che anche l'insieme della location sul prato dietro la colonia è molto bello, anche per la disposizione della partenza, dove tutti potevano arrivare e lasciare le proprie robe. Davvero c'era certamente, è stata messa certamente a disposizione dei concorrenti una location non indifferente. E lì pronti alla partenza, pronti per affrontare questi chilometri del tracciato che li porteranno appunto sulle, eccolo qua intanto Mario Poletti, li porteranno sulle pendici del Formico per poi andare verso la croce, insomma, dopo essere transitato attraverso le cime che circondano appunto questa che è la montagna più alta. Tra l'altro noi avremo immagini, qui dobbiamo ringraziare Diego Percassi perché ce le ha fornite, dovremo ringraziare anche quel signore che non so come si chiama, a me le ha sempre date Diego Percassi, per quanto riguarda il drone. Voi sapete quel marchingegno che con la telecamerina sotto adesso vola in alto e va a riprendere le immagini dall'alto come un piccolo elicotterino, per intenderci. Avremo immagini anche in un paio di circostanze anche con questo elicotterino, chiamatelo come volete, che naturalmente ci conforteranno e ci faranno capire dove stanno andando i nostri simpaticissimi e agguerritissimi agguerritissimi atleti che si apprestano ad affrontare questo tratto. Pronti partenza dalla colonia, vedete non è un gruppo numerosissimo, però gli aficionados ci sono tutti e soprattutto ci sono tutti coloro che certamente vorranno iscrivere il loro nome in questo che è la seconda gara, la seconda edizione di questa trail del Formico, come appunto è stata chiamata. C'è Clemente Belinghieri, c'è Fabio Bonfanti, l'abbiamo visto, c'è Marzia Franceschini fra le donne, anche Silvia Cominetti. E vedete qui, siccome qualche anno fa io questi posti con la rubrica dedicata ai sentieri rifugi, però in particolare abbiamo curato per 3 o 4 anni una gara di mountain bike proprio su questo tracciato, allora ci sembra giusto descriverlo, insomma. Qui si parte, si passa vicino all'albergo Montefarno,
che era gestito dalla mitica Cati e adesso è gestito da un suo nipote, per poi arrivare, adesso lo vedete alle spalle delle nostre immagini, per poi arrivare a quello che è uno dei roccoli più belli che ci sono nella zona, non soltanto in questa zona, ma oserei dire in tutta la Val Seriana, senza nulla togliere agli altri, anche perché la location, la dislocazione di questo roccolo, come potete vedere, è davvero molto bello, resta là su quella punta alle spalle, proprio dietro quasi alla testa degli atleti che stanno sfilando uno a uno sotto le immagini sotto la telecamera guidata di Diego Percassi. E a proposito di immagini, guardate qui, sembrano sbucare dal nulla, sembrano sbucare dal manto erboso, ma soprattutto vanno a confondersi, se vogliamo, per certi aspetti, o inserirsi in quello che è. E rientriamo con le nostre immagini, giusto il tempo per guardare un po' anche quello che è il panorama e soprattutto quello che sono i dintorni di tutto quello che è il Monte Farno. Non soltanto Pizzo Formico, ma una distesa, anche se certamente non pianeggiante, tutto un su e giù di montagne, alberi non molti per la verità, e come potete vedere anche qualche roccolo che sicuramente lo stiamo guardando, lo stiamo vedendo per quanto riguarda le immagini, appunto uno dei più belli della nostra zona sul Monte Farno. Per poi sbirciare ancora per quanto riguarda appunto il percorso, andare a sbirciare con quel marchingegno che adesso viene chiamato drone, praticamente una specie di elicotterino che in pratica si alza e va a sbirciare da sopra con una telecamerina sotto, da sbirciare dall'alto quello che è il tracciato, quello che è il percorso e soprattutto quello che appunto affrontano e si vede dall'alto. Lo vedete anche da queste immagini, non c'è bisogno di ulteriore ciancia, anche perché effettivamente le immagini del drone sono un po', diciamo, non bellissime come le telecamere che si usano normalmente per le riprese, però sicuramente suggestive.
E continuiamo ad alternare immagini sul tracciato. Vedete qui, mi pare che sia Patrick Nicolini attualmente al terzo posto, che sta affrontando la sua ultima salita, e poi via via tutti gli altri. Attenzione, e questo mi pare sia Clemente Belinghieri, è in pieno recupero Clemente Belinghieri, se non vado errato, e questi naturalmente tutti gli altri dietro. Questo potrebbe essere Manuel Cristini, non ne sono assolutamente sicuro, però naturalmente, visto che non ho i raffronti col pettorale, vado a memoria per quanto riguarda la loro, appunto la loro persona. Una gara che naturalmente sta entrando nel vivo proprio in questo precisissimo momento. Non c'è bisogno di commento, tutti che sfilano, ritornano, passano nei pressi del bivio, che la gente che è salita dalla zona di Crusone transita vicino a Capanna Ilaria, per poi andare, arrivano praticamente dalla zona del Pianone per intenderci, per poi andare a seguire appunto nei pressi del Monte del Pizzo Formico, andare a seguire la gara. Vedete anche in queste immagini che c'è ancora qualche chiazza di neve in qualche zona del tracciato, e sia sul, nella conca, soprattutto in quella che è la conca bassa della zona del Monte Farno, dove appunto queste chiazze di neve resistono, proprio per cui vi ricordo, perché qui vi ricordo c'è questa particolarità dell'inversione termica, vale a dire nella parte bassa della conca del Monte Farno c'è questo clima sicuramente molto abbastanza freddo. E adesso ancora immagini che ci giungono dal drone, si è alzato ancora una volta in alto il drone, e gli amici di E certo, bisogna assolutamente dirlo, insomma, anche se le immagini del drone non saranno bellissime qualitativamente parlando, perché sicuramente non possono essere le stesse immagini di una telecamera digitale, una di quelle che appunto sta usando adesso Diego, però dobbiamo dire che lo spettacolo che offre una telecamera dall'alto, soprattutto l'enormità degli spazi, come vedete anche da queste immagini, rende davvero onore a questa conca del Monte Farno, davvero molto bella. E qui, dopo essere scesi in pratica croce del Pizzo Formico, sulla sinistra vedete le chiazze di neve di cui vi dicevo prima, dalla parte bassa della valle dove c'è la pista di fondo per intenderci, si passa, si transita attraverso la vicina
Capanna Ilaria per poi salire ancora qui su questo spigolo, tutto sullo spigolo. Vedete che la telecamera sotto il drone dà ogni tanto qualche impressione diversa per quanto riguarda le immagini che riprende, ma questo è una cosa abbastanza normale per quanto riguarda appunto le immagini dall'alto, perché queste immagini possono essere distorte. Terra, tra virgolette, il drone, come del resto vedete queste immagini, perché qui naturalmente il drone, vi ricordo che non ha una grandissima autonomia, ma vuoi perché naturalmente deve restare per aria e servono delle batterie, deve utilizzare la telecamera, servono altre batterie e l'autonomia del drone massimo che io ho sentito, adesso magari qualche cosa sarà migliorato, ma qualche tempo fa mi dicevano che più di 12-13 minuti il drone non riesce a filmare rimanendo per aria, non riesce, non è che non riesca, ha bisogno di essere di ritornare giù e di dargli una nuova carica con le batterie nuove per risollevarsi, perché serve veramente anche un po' di potenza e poi servono batterie per la telecamera. E allora rieccoci con le immagini del nostro Diego, che ci proiettano vicino proprio alla croce del Pizzo Formico, dove appunto è colta e posta la massima asperità della giornata, della gara di questo.
perché le longa se non riesco da là. E qui vado indietro proprio in queste zone con la mia memoria soltanto a circa una sette, no, facciamo 9 o 10 mesi fa, quando durante la nostra escursione proprio alla Croce del Pizzo Formico con Rudy per la rubrica dedicata ai sentieri rifugi, proprio in quella zona ci siamo imbattuti in una, diciamo in un gregge, un numero considerevole, non altissimo però considerevole, di capre che ci hanno deliziato con la loro presenza, nemmeno troppo impaurite. E attenzione, perché adesso con le immagini della sponda che attraversa la parete del Pizzo Formico, da queste immagini ci trasferiamo invece a dove ci sono i preparativi per vedere l'arrivo dei primi sul traguardo. Vedete, è cambiato tutto rispetto alla partenza. Le nuvole, che prima erano abbastanza chiare, adesso si sono rabbuiate o perlomeno sono diventate piuttosto pesanti, se non addirittura nere, e a questo punto sta cominciando a piovere, anzi è già cominciato a piovere già da qualche tempo, e questa pioggia naturalmente non porta dei buoni consigli e delle buone note a chi deve lavorare per far sì che tutto funzioni. Avete visto Mario Poletti, si è in attesa dell'arrivo del primo, che a questo punto sta riservando davvero una bella sorpresa, ed eccolo qua, Clemente Belinghieri sta chiudendo la sua prova con il tempo di 1.26 netto. Al secondo posto c'è Fabio Bonfanti 1.26 e 0.3, al terzo Patrick Nicolini 1.26 e 33, in quarta posizione Riccardo Faverio 1.27 e 39, al quinto posto Luca Carrara 1.28 e 11, a seguire Manuel Cristini 1.29 e 23, settimo posto per Franco Bani 1.29 e 25, ottavo Alessandro Noris 1.33 e 14, decimo posto per Persico Vincenzo 1.34 e 36, anzi nono posto, mentre il decimo posto è ad appannaggio di Carlo Beltrami con 1.35 e 25. Questo è il tempo, mentre abbiamo poi, e lo avremo fra poco, il tempo di vedere l'arrivo anche della categoria femminile. Erano 4 le ragazze in gara, e qui la sosta con il tempo di 1.54 e 38, Silvia Cuminetti che va a battere Marzia Franceschini 1.59 e 06, poi con un tempo molto molto più alto, 36 minuti 37 dopo Silvia Cuminetti, arriva Elisabetta Feltri 2.31 e 47, ancora più in ritardo Enrica Vezzoli. Questa è la categoria per quanto riguarda questa, la categoria femminile, l'arrivo. Tra le donne con il 66 Franceschini Marzia. Belinghieri, una vittoria importante, anche se il maltempo è fatto da padrone, ma è stata una gara difficile da vincere, soprattutto all'arrivo eravate in 2, sotto in 4 da Pizzo Formico venire in giù, è stata dura? Tutte le gare sono dure, soprattutto questa qui perché era molto scivolosa, l'hanno accorciata un pelo, per me era meglio se la facevano tutta intera perché vado un po' meglio sul lungo. Però è stata dura vincere. Sono arrivato, la seconda volta che sono arrivato, che siamo passati al Formico, ero quarto. Poi in discesa sono venuto giù bene. E qui in volata sono riuscito a passare Bonfanti. È la prima volta, sono contento perché è la prima volta che riesco a batterlo. E lui è uno specialista in discesa, però me la cavo bene anche io, dai. Difficoltà tecnica del percorso, un po' scivoloso, freddo, tempesta? Ma io non soffro il freddo, anzi. Vado meglio con il freddo che con il caldo, è un po' scivoloso, però le gare in montagna sono così. Panorama ovviamente era un po'
diciamo, la nebbia l'ha fatta da padrone, però dai, è sempre bello correre sulle nostre montagne. Sicuramente se c'era il sole era più bello, c'era un po' forse più gente, però sono contento lo stesso, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto il tifo. Vabbè, sono stato per la prima vittoria di quest'anno, sono contento. Vabbè, niente. Prossima gara? La prossima gara faccio la Dario Willi lì a Val Madrera, che è una gara importante, però lì non so come si andrà perché ci sono tutti proprio i più forti qui in Italia, perciò non lo so. Però me la vado su volentieri perché anche quest'anno l'hanno allungata, perciò dovrei andare un po' meglio, però tutte le gare è un'altra storia. Infatti una gara impegnativa che comunque abbiamo visto un arrivo in volata, la discesa sappiamo che sei avvantaggiato perché in discesa vai forte, com'è stata? Ah sì, alla fine si è risolto in volata, eravamo in quattro, comunque il passaggio è ancora l'ultimo passaggio al Formico. In discesa ero riuscito a staccare gli altri così, solo che qua sul finale, è stato modificato leggermente il percorso, penso all'ultimo, perché io sinceramente dall'ultimo pezzo non ne sapevo niente. Comunque niente, il finale era molto veloce, Berlinghieri è riuscito poi a raggiungermi e alla fine niente, abbiamo fatto la volata, l'ho persa e niente, va bene così insomma. A livello tecnico com'è stata? Brutto tempo, l'ha fatta da padrone, si scivolava, comunque dato l'anno scorso appunto vincitore, quest'anno cos'è cambiato un po'? Sì, quest'anno era circa un 6 km in meno il percorso, così. Sì, il tempo quest'anno purtroppo quello che è stato anche giusto modificare il percorso. Niente, comunque è stata una bella gara, certo un po' più veloce ovviamente, un po' meno dislivello, qualche chilometro in meno, ma va bene così, insomma siamo riusciti comunque a fare la nostra gara. Prossima gara che andrai a fare? Segredont l'11 maggio, è una gara che ci tengo particolarmente perché gioco in casa, praticamente il percorso passa pochi metri da casa mia, comunque sono in preparazione, meglio, mi sono preparato più che altro per questa gara. Siamo con la vincitrice, è stata una gara dura perché comunque il tempo l'ha fatta il padrone, grandine, percorso bagnato, però com'è andata? Bene, bello il percorso. Sono contenta perché sto riprendendo un pochino a gareggiare visto che sono stata ferma per le due gravidanze. Bene, sono contenta. Ecco appunto, parliamo un po' del percorso, com'è stato? È bello perché è corribile, salite, discese, bello, a me è piaciuto. È un po' pesato, ma bene. La lotta con i rivali? Mi ha preso in discesa una ragazza, però dopo vabbè. Sono riuscita lo stesso a rimanere un po' avanti. Prossime gare in calendario cosa saranno? Non lo so, non ho ancora deciso, vedremo più avanti. Per quanto riguarda l'organizzazione, nonostante tutto, comunque è andata bene, dai. Bella organizzata bene, anche per il tempo che c'era, anche gli story precisi dove servivano. Complimenti a chi l'ha organizzato. Si è aperta con oggi la stagione Fly Up 2014, sappiamo, un po' demoralizzati visto il maltempo, però dai, gli atleti ci sono stati. Sì, come da previsioni, purtroppo il meteo non è assolutamente cambiato, quindi giornata quasi impraticabile. Siamo riusciti comunque ad allestire, battagliando alcuni pezzi, un percorso dove gli atleti hanno potuto comunque divertirsi. Ringrazio tutti gli atleti che ovviamente hanno partecipato nonostante le condizioni veramente difficili. E da parte nostra l'impegno è sempre massimo, quello di promuovere il territorio e avvicinare i giovani a questo bellissimo sport. Con una giornata di sole sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Parliamo un po' degli atleti, hanno vinto ancora gli atleti di casa, si conferma, chiaro, sono posti di casa appunto, quindi è normale che gli atleti sono un po' più avvantaggiati, però è stata una bella lotta fino alla fine. Sì, c'era un atleta bresciano della corsa in montagna, quindi gara un po' più corte, che con il percorso così ridotto si è trovato a suo agio fino a 1,5 km dall'arrivo, quando i falchi, tra virgolette, chiamati Bonfanti e Berlinghieri, molto forti in discesa, si sono fiondati sul traguardo prima di lui, quindi una gara molto molto combattuta, tre atleti in 20 secondi, è stata una gara molto bella anche da seguire. Soprattutto lo staff, ringraziamo lo staff, anche chi era dietro che non si è visto, anche perché con un percorso così non si è fatto male a nessuno, quindi l'importante è anche quello.
Sì, le mie parole di ringraziamento non sono mai sufficienti per ringraziare comunque il CAI di Leppe, il CAI Valgandino, gli alpini di Gandino che si occupano del pasta party e soprattutto del mio staff interno, dove il gruppo Fly Up, ripeto, è impegnato da anni a promuovere queste manifestazioni. Il prossimo impegno sarà il 2 giugno al Coca, lì speriamo in una giornata di sole, ma soprattutto sappiamo una vertical importante. Sì, anche quella ormai del 2 giugno è diventata per noi una classica, confido anche quest'anno che ricorre il lunedì di avere una buona partecipazione, anche se con la vertical abbiamo sempre avuto dalle 200 alle 250 partecipazioni, quest'anno penso che riusciremo a fare qualcosa di più, comunque anche quella è una gara molto molto bella da seguire, vi aspetto tutti il 2 giugno a Valbondione. Soprattutto i due titoli che verranno dati in quel di appunto fine luglio inizio agosto alla Presolana. Due titoli importanti. Sì, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ci ha voluto assegnare i titoli sia di vertical che di lunghe distanze, appunto di corsa in montagna. E il 26 giugno è previsto un vertical da Colere allo Chalet dell'Aquila, proprio in cima agli impianti di Colere, mentre la domenica il classico percorso ex Rovi e Skyrate, che d'ora in poi si chiamerà Presolana 3. E dopo aver sentito le interviste realizzate ai protagonisti assoluti di questa seconda edizione del Formico Trail, andiamo ancora con alcune immagini dedicate proprio in chiusura per ricordarvi, ma soprattutto per rammentarvi la suggestività del luogo, delle immagini, insomma, questa zona che durante l'inverno conserva nella propria conca, visto che c'è una diversità di gradazione abbastanza sensibile, conserva e mantiene il freddo e la neve per parecchio tempo. Allora, visto che abbiamo la possibilità di goderle assieme, andiamo a vedere queste immagini che ci raccontano in un'alternanza di immagini con la telecamera, riprese con la telecamera da Diego Percassi, e un'alternanza invece riprese con il drone, questo marchingegno infernale che davvero ci dà soddisfazione nello spaziare con gli occhi quello che con gli occhi della telecamera quello che gli occhi di una persona umana non possono vedere. E allora godiamole assieme, ritorneremo.
rientriamo per il saluto, per il commento finale, ricordandovi ancora mentre vediamo proprio l'arrivo vittorioso di Clemente Belinghieri, questo atleta che si è preso il lusso di mettere in riga uno dei mostri sacri della corsa in montagna, vale a dire Fabio Bonfanti. Soltanto 3 secondi dividono i due, merito, tutti i meriti a Clemente Belinghieri che è riuscito a vincere, merito anche a Patrick Nicolini della Valtrompia che si è piazzato al terzo posto. Per quanto riguarda la categoria femminile, ricordo la vittoria di Silvia Cuminetti dell'Altitude. Con questo è tutto, amici appassionati di trail, di corsa di runners, corsa in montagna, fate quello che volete. L'importante è che assieme alle immagini degli atleti abbiate potuto vedere e godere delle immagini bellissime del nostro territorio. Grazie, a risentirci da Lorenzo.